Professor Tiberti, il centro di ricerca ENI a Casale Calore è un progetto contrastato. Sì, sgombro subito il campo da chiacchiere nefande che qualcuno ha messo in giro. Noi siamo sempre stati a favore del centro ENI, il problema è di come si è affrontato la esplicazione di questo centro. La governance dell'Ateneo ha gravissime responsabilità, peraltro riconosciuto nell'ultimo consiglio di amministrazione fatto, in cui il rettore ha riconosciuto di aver fatto una marea di errori. I revisori dei conti hanno bocciato il modo in cui l'università ha rinnovato il contratto d'affitto per riavere i terreni per il centro. Sì, questa è un'altra barzelletta. L'affittuaria doveva andare via e dal primo giorno noi abbiamo chiesto l'articolo 700. Poi invece questa storia non è mai stata messa in pratica. Oggi leggo su un giornale che addirittura è stato prorogato di un mese, no? Nessuna conoscenza dello scritto e di questa dichiarazione dell'ENI, e comunque l'ultima delibera approvata a maggioranza, quindi con una nutrita minoranza qualificata che ha preso agio dalle dichiarazioni dei revisori dei conti, per cui qui c'è forse qualche problema penale e forse c'è qualche problema con la Corte dei Conti. Quindi noi abbiamo preso atto del parere dei revisori dei conti e di tutte le cose che abbiamo detto e fatto in passato che non sono mai state messe come dire, a norma come avevamo chiesto. Tutto il Consiglio d'amministrazione nel passato ha sempre bocciato le proposte che man mano pervenivano dalla governance. I revisori dei conti in sostanza dicono: ma voi gli state dando una cosa in più e gli date pure i soldi, dovete fare un contratto nuovo e devono pagare di più, va bene? Il sindaco Cialente proporrà all'ENI in 15 giorni l'edificabilità se presenteranno un progetto. Come riparte questo progetto? Ma questo è... noi sapevamo in consiglio d'amministrazione, quindi Cialente ci dà una notizia che noi non sapevamo. In consiglio d'amministrazione ci hanno comunicato che hanno la licenza edilizia che è pronta, quindi non vedo in 15 giorni se c'era, no? Praticamente non possiamo vedere questo. E peraltro poi rimane intonso il fatto della speculazione edilizia. All'ENI servono 4.500 metri quadri che possiamo dire che sono 8.000, 9.000 perché un parcheggio e quant'altro. Sembra che qui sia stata data una licenza per 67.000 metri quadri con cubatura 0,60, cioè una colata di cemento incredibile. Che cosa ci si farà in quest'area allora? Chiedete a Dio Orio e ai suoi amici.